il professore mi ha già presentato, rappresento gli imprenditori che si sono interessati di questa iniziativa grazie alla sollecitazione del professor Daddato e del professor Grimaldi, e rappresento me stesso per una esperienza fatta in un contesto nazionale e internazionale. Ho sentito diverse affermazioni, domande alle quali ci sono delle risposte e domande alle quali non ci sono risposte, bisogna darle. Si è parlato di una modifica e di un miglioramento dei formatori, prima di tutto. Beh, oggi sappiamo che esistono scuole per formatori proprio perché bisogna elevare il livello di preparazione, in quanto le esigenze sono cambiate, le richieste del mercato sono diverse, il livello di preparazione degli studenti è cresciuto. Si è parlato di sperimentazione e ricerca. La sperimentazione e la ricerca hanno un costo, ma rappresentano un rischio. L'esperienza sono storia, sono certezza, sono sicurezza, per cui la scuola dell'esperienza pratica, ovvero l'esperienza, i crediti formativi, la formazione fatta con la palestra della vita, la palestra che si vive ogni giorno facendo esperienza, effettivamente hanno portato la società ad una crescita rapida, razionale, ma purtroppo la popolazione è numerosa, non è possibile facilmente arrivare a migliorare le strutture di formazione. Ovviamente l'onorevole Maggi ha detto che ci sono tutte le buone intenzioni da parte del governo di passare ad una fase di immediata presa di coscienza e iniziativa. Noi come imprenditori avremmo proposto, è una provocazione che facciamo al Politecnico di Bari, a mezzo del professor Grimaldi e a mezzo del professor Daddato, di predisporre una onlus, un'associazione senza scopo di lucro, che può essere una scuola parallela che possa, con il contributo degli imprenditori, passare ad una rapida attivazione di quelli che sono i processi formativi, dell'esperienza, ma un'esperienza che venga dal globale mercato, perché sappiamo che tutti i paesi nuovi che si avvicinano allo sviluppo, o meglio parliamo della Romania, venuta dopo a far parte o a candidarsi per entrare in Europa, parliamo del Nord Africa, parliamo di paesi che vogliono avvicinarsi ad uno standard, a una qualità della vita che in Europa è andata avanti prima degli altri paesi. Ovviamente la provocazione della fotogrammetria, la provocazione del professor Daddato, tenere in archivio quello che si è fatto, la relazione della signorina rumena che ci dice vogliamo fotografare i monumenti per ricordarli come erano, va benissimo, questa è storia, dobbiamo conservarla, dobbiamo mantenerla, ma dobbiamo pensare allo sviluppo, dobbiamo pensare all'Italia che si muove in due velocità, una quella italiana, una quella degli italiani all'estero. Non dimentichiamo che ce ne sono 60 milioni all'estero, non dimentichiamo che gli italiani vanno via non perché in Italia non vogliono lavorare. Sperimentare significa avere i mezzi per sperimentare, significa avere dei soldi per fare questo, significa investire. Il professor Tortorici parlava appunto di cambiare i formatori, il dottor Doria diceva di andare in parallelo, formazione, preparazione, esperienza, scuola, quindi due cose che debbono mettersi insieme e devono essere d'accordo, quindi meno contestazione, più attivazione dei processi formativi. La conclusione qual è? Ideare qualcosa è facile per tutti, perché veniva detto, fra l'altro, non formiamo in maniera schematica gli uomini, altrimenti non avranno idee per poter fare altro. Per cui, che cosa è importante? È importante avere un problema nella vita per avere un'idea, per poter trovare poi una soluzione, altrimenti non abbiamo formato il giovane nella maniera giusta. L'altra cosa che è interessante dire è di allargare il processo di formazione non solo all'università, ma anticiparlo nell'età scolare ideale, perché lo studente possa recepire processi di avvicinamento alla esperienza pratica. Lo studente non deve essere visto come colui il quale deve leggere o attingere dai libri l'esperienza, ma lo deve fare, così come diceva il professor Grimaldi, diceva il professor Daddato, guardando cosa succede nell'altro capo del mondo a mezzo di sistemi informatici che ci sono oggi, quali possono essere appunto
internet, eccetera, videoconferenza, discutere qui per essere ascoltati lì, discutere lì per essere ascoltati qui. Ovviamente dobbiamo cercare di capire se è possibile insieme iniziare quello che ho detto poc'anzi, cioè facciamo in maniera tale che una iniziativa privata che vogliamo far partire da qui, se a questa iniziativa privata il Politecnico di Bari può partecipare, o trova il sistema per poter partecipare, perché un'onorevole presenza come quella del Politecnico di Bari potrebbe facilitare lo sviluppo della prima iniziativa di questa Onlus che noi abbiamo pensato di costituire per accelerare praticamente la formazione. Quindi abbiamo menti e non abbiamo mezzi, dobbiamo trovare i mezzi per poter rapidamente formare, crescere, far investire gli altri anche in Italia, perché è vero che i telefonini se ne consumano in Italia ma si vanno a fare all'estero, ma dobbiamo esaminare il perché l'imprenditore fa i suoi interessi, ovviamente. Uno lo idea qua, lo progetta qua, lo va a costruire dove costa meno, per cui è normale che poi per poterlo vendere deve essere competitivo, per cui tanti sono i motivi. Come? Non lo progettiamo qua purtroppo. La verità sono gli italiani che lo possono progettare. Tutti i modi. Prego. Ha concluso. Beh, la conclusione sì. È sempre quella, l'esortazione al magnifico rettore. Mi coglie di sorpresa questa proposta e non è, diciamo, non mi era stata neanche anticipata, però anche questo è il bello appunto della diretta, no? Quindi non certo continuiamo punto. Cioè chiudiamo con questa cosa, così vediamo, ci aspettiamo una risposta. È una provocazione, grazie a tutti gli invitati che sono venuti dall'estero, per cui ci hanno onorato e ci danno la possibilità di comunicare. Professor, sì. Professor, professor